Passano 8 minuti e la Juve è in gol. Tocco di Caprini per Platini, un dribbling, il lancio lungo e la testa di Ferri che spiazza Zenga. 1-0. Al quarto della ripresa l'Inter pareggia. Azione di Piraccini, tocco a Mandorlini, il cui tiro non certo riuscito arriva ad Altobelli che da 8 metri non sbaglia. 1-1.